di titanio. Bianco di titanio, straccio in mano. Dove sta qui il switch? Scrivo Twitch. Canale. Devo andare sul canale, giusto? Streaming di art. Ok, così vedo pure la chat. Benissimo. Devo togliere l'audio, se no divento scemo. Sì, aspetta. Fatto. L'ho tolto, l'ho tolto. E andiamo. Ti conviene mettertelo a tutto schermo. Cosa? Questo. Tanto ti esce la chat qua sotto. Sì? Sì. Mettitelo a tutto schermo. Come faccio? Ok, la chat dov'è? La chat è qua. Ok. E qua poi ti dice quanta gente c'è. Ok. Allora, sto lavorando in questa zona qui. La prima cosa che faccio è per stendere queste velature è inserire e fare un'oliatura. Cioè preparo il fondo dando solo medium. Ecco fatto. E adesso, eccolo qua. Comincio con una velatura, questo è un verde smeraldo, anzi un verde cupro, che mi serve per dare questo fondo scuro. E anche qui glielo do. Adesso lo devo far sfumare, però prima alleggerisco il pennello dal colore. Salve a tutti. Ah, c'è una persona sola che mi sta guardando, cioè mi sto guardando da solo praticamente. Vabbè, sei tu però. Io sono entrato col tuo. Ah. Siamo in tre.
dando una velatura per impostare ombre e per gestire, anche continuare a gestire il chiaroscuro. Che vuol dire che sto andando in feedback? Forse va un po' alzato questo, quindi si vede mezza testa rotta. Adesso contemporaneamente gli do anche un tono di colore. Sette persone. Salve a tutti. Ditemi qualcosa, mi sento solo. Ciao Danna Marino, Baiocco, ciao Danna Marino e ciao a tutti Luxval. Ciao, state bene, come state? Io sto dipingendo, quindi sto bene. Allora, qui posso intervenire. Con un giorno più intenso.
Io sto campionando le matite colorate per il mio primo disegno a colori. Brava, come le stai campionando? Che stai usando la maschera della Rodacor dei colori? Ciao Paola. Ah, non si vede la tavolozza, vero? Io in realtà sto facendo un lavoro un po' vietato, perché passo direttamente dalla velatura all'impasto, cioè questa zona la sto dando a velatura e qui sto inserendo un colore coprente a impasto. Una procedura un po' poco ortodossa, ma se ci riesco, perché no? Invece intervengo con un colore più scuro . Allora che mi dite? Allora, ho fatto una specie di mazzetta con le matite e la confronto con il soggetto. Ora pensavo di fare una piccola prova perché ho una paura matta di sbagliare. E non so che lavoro. Vabbè, sbagliare è fondamentale, bisogna. Quindi dovresti non vedere, non vedo l'ora di sbagliare, dovresti scrivere, no? Il contrario. Io per esempio sto sbagliando tantissimo qui. Però ad ogni sbaglio scopro qualcosa.
Hai ragione che il figlio di un'amica ha visto la prova in grafite e me lo ha chiesto. Ah, hai visto? Ma di che cosa stai parlando? Donna Marino, dimmi di che stai parlando. Della rosa in bianco e nero? Bene che continua a prendere luce qua. Tra un po' ti arriva il soggetto su cui sta lavorando Donna Marino. Ah. Vedi, il mio regista metterà l'immagine che mi stai mandando. Qui sullo schermo, così capisco su che stai lavorando. Magari riesco a darti pure un paio di consigli. Certo che ne facciamo di pasticci con la tecnologia, eh? Allora, questo anche se non è al massimo. Adesso voglio provare. Ciao a tutti i nuovi arrivati. Ehi, quanta gente! Come state? Qui ci vuole un'ombra.
Ciao ciao. Ecco fatto. Finiamo sta sfumatura. Qui l'ho impostato, ci dovrò tornare sicuramente. Però adesso passiamo oltre. Pennello. Su Facebook ti stanno guardando, eh? Cinque. Ciao ragazzi che mi seguite da Facebook. Se venite su Twitch, perché io non posso leggere quello che scrivete su Facebook, mentre leggo quello che mi scrivete su Twitch. Fantastico. Ciao amico di YouTube. Beh, questo fatto di essere su tutte le piattaforme contemporaneamente mi sembra interessante. Anche se vi consiglio di venirmi a trovare su Twitch perché così possiamo parlare. Ciao Paolo 90. Che mi dite? Ha ridimensionato le foto che erano grandi. Ah, ok, benissimo. Così adesso vedo che cosa mi vuoi fare. Cosa stai facendo, cosa vuoi fare. Dimmi. Continua a lavorare. Io lo sto lavorando. Mm.
Adesso andiamo. Partiamo con un po' di tono. Ecco, lo scoliamo. Eccola qua, questa è l'immagine di riferimento. Oh. Aspetta, c'è anche. Allora, questa è l'immagine di riferimento sulla quale sta lavorando Donna Marina. Marino. Donna Marina, sì. Ah, ciao. Questo è dove è arrivata lei fino adesso. Vediamo un po'. Questa l'hai fatta, questa l'hai fatta in bianco e nero. L'hai fatto benissimo. Comincia, fai così. Rifatti il disegno, immagino, no? E poi comincia a dare uno scuro sul fondo. Allora parti con un marrone freddo. Non partire, non cercare di ottenere il colore subito. Devi prima di tutto impostare i chiaroscuri come li hai impostati sul bianco e nero, solo che le imposterai con un marrone freddo. Darai più o meno lo stesso, stai più leggera sul tratteggio, ma dai più o meno lo stesso tipo di impostazione. Dopo, non ti dimenticare la piega del divano che dà fondo. Magari farla anche solo sfumata senza farla netta, ma crea quella sfumatura scura all'altezza della testa e del naso. Cioè c'è una piega del divano, mi immagino, che va dall'orecchio al naso in diagonale. Quella lì falla anche solo come sfumatura scura, perché ti servirà per dare il senso del volume. Per il resto hai fatto un bel lavoro. Comincia con quel colore, poi vedremo. Credo che più di così, che questo ti posso dire, ma mi sembra una buona indicazione, ok? Spero di essere stato utile. Quindi il tuo marrone deve essere un marrone neutro, freddo. Se conosci i colori a olio, deve essere l'equivalente di un terra d'ombra naturale o un terra d'ombra bruciata. Meglio terra d'ombra naturale. E con quello imposti tutto il chiaroscuro tenendoti leggera, chiaramente, perché poi ci andrai sopra con i colori. Ho l'impressione che tu devi fare l'esercizio della ruota dei colori. Se non l'hai già fatto, non me lo ricordo. Fai una prova per evitare pasticci, certo. Aspetta un attimo che io ho bisogno
del modello fotografico, spero di trovarlo subito. Chiara Ruz ci ha fatto una bella domanda. Sì. Sì. Adesso cercherò di rispondere. No. Mi mancava il modello, stavo lavorando con quell'immaginina piccolina che c'ho lassù. Beh, però mi serviva il modello, questo mi serviva, vedete? Questo mi serviva. Eccolo qua. Adesso è decisamente meglio la situazione. Perché così so che qui devo intervenire. Anche qui. Allora, la domanda: come si sceglie in generale il colore da usare per lo sfondo? Allora. Però ce n'erano ancora prima. Ce n'erano ancora prima. Allora era meglio tenerlo non così, perché io oltretutto non le leggo tanto bene queste. Ok. Allora, grazie anche per i complimenti. Ad acqua, quello che vedo è molto importante, cioè la leggerezza con cui si muove la mano quando si dipinge. Sì, giusto, è una bella domanda, è vero. Anzi, voglio proprio vedere se riesco. Ma le velature le fai solo con i colori o con l'acqua? Allora, le velature io le sto facendo col colore e un po' di medium trasparente. Il medium trasparente che io uso è il liquin. Comunque in genere le velature si fanno con dei colori trasparenti già. Per capire se un colore è trasparente o no, i fornitori mettono un quadrettino sull'etichetta. Se il quadrettino è vuoto, il colore è trasparente. Se il quadrettino è invece pieno, il colore è coprente. E se il quadratino è mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè c'è una sbarra che
che lo divide in due in diagonale, allora è semicoprente o semitrasparente, come preferite. E ci si regola usando appunto dei colori. Questo lo devo fare in due fasi anche questo. Comunque, sì, questa zona è comunque più chiara. Poi invece c'è tutta questa zona che è decisamente più chiara, anzi quasi gialla. Ok, questo punto sì, buonasera, domani mi sa che aggiungeremo una settimana, sì. C'è il mio regista che mi sta mettendo allora, come si sceglie in generale il colore da usare per lo sfondo? Dipende se, dobbiamo fare delle lezioni sulle armonie dei colori, sulla ruota dei colori, perché quello serve a capire, se no è un po' complicato spiegare come si fa, perché si può usare il colore, si può usare il colore complementare per lo sfondo, ma si può usare anche un colore che si armonizzi con la, che ne so, quell'orsacchiotto che stai facendo, potresti usare, beh, lì c'è del marrone che sta bene, allora usa quel marrone e quel marrone si armonizza con i toni marroni dell'orsacchiotto. Dipende molto dall'atmosfera che vuoi dare o da che cosa vuoi raccontare. Cioè, se vuoi che qualcosa risalti veramente molto forte, allora puoi usare un colore complementare. È un discorso molto complesso che ha a che vedere anche con la composizione, cioè con cosa c'è e che tipo di senso vuoi dare, se vuoi dare un senso di staticità o vuoi dare un senso di dinamicità? Questo è un discorso un po' complesso. Ecco fatto. Adesso ripartiamo dall'ombra profonda. Allora io adesso sto caricando quello che era qui, è del liquin. Ok? Praticamente è il medium trasparente che sto usando. Ce ne vorrà pure un bel po', secondo me. Questo medium mi permette di lavorare quasi in tempo reale, nel senso che io domani queste superfici le trovo già secche. Partiamo dalle ombre. Non so se si vede quanto subito diventano scure e profonde queste ombre, perché sto dando il verde sopra un marrone.
facendo questa cosa scusate un attimo, che mi devo un attimo concentrare perché qui il lavoro è abbastanza complesso. Allora, facendo questa, dando del marrone, del verde, dico, sopra il marrone, io sto facendo un'operazione. Sto lavorando con i colori complementari, filtrando. Allora, il marrone che va sopra, il verde che va sopra il marrone funziona da filtro rispetto al marrone. Praticamente il marrone, perché lo vediamo marrone? Perché il pigmento che c'è si mangia tutti i toni di verde e fa rimbalzare i toni rossicci, rossi. Ma se io prima del marrone, come filtro trasparente, metto il verde, mi sto mangiando. Ah, vedi che qui devo sistemarlo. Mi sto mangiando tutti i rossi, perché il verde, per essere verde, si mangia tutti i rossi, dalla luce bianca che arriva, si mangia tutti i rossi e mi lascia solo i verdi. I verdi sono quelli che il marrone non fa rimbalzare. E allora sto lavorando con dei filtri, per cui filtro la luce che arriverà sul marrone. Infatti, vedete quanto è profondo? Guardate quanto è profondo quest'ombra. Questa cosa, questa profondità, si può ottenere solo con le velature, con delle velature date in maniera furba, diciamo. Ed è questo il modo nel quale, col quale si lavora per dare velature. Paola, oh no, che cosa oh no? Ho capito, voi stavate parlando d'altro. Parlavamo di altri lavori che ci vogliono mandare. Se Ah. leggi, scorri la chat che ti leggi tutto. Vediamo un po'. Ah, Chiara Woods, però è il mio ritratto. Sono alle prime arti e forse mi sono buttata su qualcosa di troppo complesso per me. Guarda, il ritratto è una delle cose più complicate che ci sono. Non è impossibile, bisogna prepararsi però. Cioè non puoi decidere oggi che disegni e cominciare da ritratto. Cioè non puoi, puoi, ma non ti conviene perché vai incontro a delusioni. Perché per fare un ritratto devi essere preparata. In che cosa? Devi saper disegnare dal vero, cioè capire come si danno i chiaroscuri, come si gestiscono i volumi. Devi capire come funzionano le proporzioni, non ti puoi affidare a riportare la fotografia con una griglia perché tanto poi non capisci nulla del disegno e quindi si perde tutto. C'è un bel po' di cosette da imparare prima di essere sicuro. Di sentirti sicura su questo c'è già verde chiaro. Saluta Sara che lei non è su Twitch, mi sa. Ciao Sara, anche se non sei su Twitch, io non so se ti vedo. Poi di altro, però mandamelo così magari ti do qualche indicazione, Chiara. Chiaruz.
Chiara Ruz, ah no, Chiara Ruz. Scusate, io non, mi sa che non so neanche leggere quando dipingo. Ok. Qui Chiara Ruz ha mandato il suo lavoro. Allora, vediamo. Mi sa che bisogna lavorare sempre col regista. Sempre con un regista abile come il mio, che è uno dei migliori registi in circolazione. Il suo nome è Baiocco. Baiocco non come la moneta, ma come il biscotto. Lo so che non devo fare lo spiritoso. Impastiamo un po' di colore. Ho una cosa che vi posso dire e che conviene. Mazza com'è. Questo è giallo cromo, è fortissimo. Ok. Una cosa che vi posso dire è che non si impastano i colori col pennello sulla tavolozza, i colori si impastano con la spatola, perché la spatola non si inquina. E poi guardate che succede, uno fa così, tac, perfetta. Allora, vediamo un po'. Ciao Antonella, sto usando questo è un verde, è un verde cupra. Allora, devo confessare, io ho lasciato i colori buoni a casa. Allora sto lavorando con colori di recupero, però non è niente male, verde cupro. È un colore di My Mary serie puro. Mi sta funzionando piuttosto bene, anzi, mi sta funzionando quanto il verde vescica o il verde smeraldo. È un bellissimo verde, devo dire. Cupro, quindi immagino che sia a base di verde rame. Cupro, rame. Sta facendo il suo mestiere. Infatti mi ero messo anche un altro verde molto scuro, che è un verde boh.
che non so come si chiama, ma ce l'avevo qui. Vabbè, comunque era un altro verde che però non è il caso di usare perché è troppo freddo questo qui. Invece a me serve un verde piuttosto caldo, perché anche se è nelle ombre a me quel colore verde spaventa. Ah, e beh, verde. Io sto facendo questo quadro per fare un viaggio nei verdi, penso un po'. Verdi gialli. Qui c'è un tono più caldo. Comunque lavorare su una sottopittura aiuta moltissimo. Adesso lo ammorbidiamo. Scusate i mille messaggi di Circolo d'Arti, ma stiamo mandando in streaming su tre piattaforme diverse. Beh, sì, se volete parlare con me dovete venire su Twitch. Twitch. Se no vi rispondo dopo. Dopo, quando ho finito di dipingere, mi vado a leggere tutti i vostri messaggi e e vedo di rispondere se sono capace. Se invece volete una risposta in tempo reale, venite su Twitch, che è la piattaforma principale sulla quale faccio. Sulla quale faccio lo streaming. Ok. Allora, qui. Devo partire con questo. Il giallo che sto usando è un giallo cromo. Il giallo cromo praticamente non esiste più perché è velenosissimo. Allora l'hanno proibito, con mio grande dolore. Che era un giallo terribilmente coprente. Adesso bisogna usare, si usa il giallo di cadmio, che è buono lo stesso, ma non è il giallo. Io ero innamorato del giallo cromo.
L'ha mandato al live Alessandro Pedroni. Che cos'è che sta mandando? No, lo devi mandare a alessandropedroni@gmail.com. No, Re, Ah, lo no. devi mandare là. Come l'ho detto? Scusate. Vabbè, io leggo, che ne so. Che ne so che state combinando là dietro? C'è una zona scuretta, forse è troppo scuro questo, ma adesso lo qua. Ho fatto un pasticcio. Tac! Se volete supportare Alessandro e avete Amazon Prime, potete abbonarmi al canale Twitch gratis. Ah, non lo sapevo. Poi per gli abbonati bisognerà che inventiamo qualcosa di esclusivo, giusto? Sì, probabilmente ci avranno qualche stampa, qualcosa di regalato da noi. Vediamo. Questa rimane abbastanza. Paola 90. Ok, che cosa? Non capisco niente. Mi perdo tutte le discussioni. Mi sa che Per quello che ho smetto. scritto io, che suppongo. Scusatemi. Ah, cioè vuole. Li ha inviati dal cellulare, da Gmail, mi dà che i messaggi li ha inviati. Quando ho riprovato li ho inviate una per volta. Non lo so. Non so niente di queste cose che state facendo voi. Qui c'è questo tono qui. Quindi c'è un bel movimento, mi
11. Ci vuole un po' di verde. La sapete la regola per cui bisogna lavorare col pennello più grosso possibile? Che bisogna lavorare col pennello più grosso possibile. La regola è quella. Perché il pennello grosso ha un grosso serbatoio e quindi stende il colore, ti permette di fare sfumature. Questa è un po' più larga. Pennello grande o grande pennello? Anche un grande pennello. Però perché la pennellata, se la sai dare, è leggera e più morbida. E poi perché ci metti di meno? Questa è l'altra verità oscura e arcana del pittore. Fondamentalmente, tutti i pittori che ci piacciono tanto, che noi ammiriamo tanto, erano persone che avevano famiglie da mantenere, ma non solo la loro, siccome pittori come Raffaello, Tiziano, avevano intorno una bottega intera, cioè intorno nella bottega di Raffaello lavoravano 20-30 persone. Tutti ridendo. E allora bisognava lavorare in fretta ed ecco perché serviva il pennello grande. Ok. C'è poco giallo, però credo che correggerò questa. Allora, il pennello piccolo serve per fare i particolari, ma siccome in pittura è meglio suggerire che definire, troppi particolari
Spigato l'arcano, sì, spigato, spigato. Per cui un pennello grosso è meglio di un pennello piccolino perché ti impedisce di definire troppi particolari e ti costringe a suggerire. Ok, qui ci dovrò tornare, già lo so. Adesso vediamo che succede se intanto mi imposto quest'ombra perché è troppo leggera. Qui deve esserci un'ombra molto più profonda. Adesso che ho alleggerito, prendiamo liquin, pulire il pennello, caricare il verde. Bam, guardate che buco che sto facendo. Quindi che sto facendo? Sto lavorando contemporaneamente sui toni, ma continuo a lavorare sui valori. Ecco. Anzi, in realtà lavorando con i toni, continuo a gestire. No, non solo continuo, ma li gestisco a livello che lavorando solo col chiaroscuro non potrei.
Chiaruzzi, niente, sto scrivendo in privato, ok. Qui si fanno le chiacchiere in privato, eh? Invece che altro? Tutto per Mastro Sandro. Mastro Pedro. Con le dita non si deve mai dipingere. Ah, sto uscendo dall'inquadratura. Accidenti. Devo cambiare inquadratura, vediamo un po'. Ciao Paola. Ok. Che stavo lavorando fuori dall'inquadratura. Eccolo qua. Che succede? Ah, riscende. No, deve salire. Speriamo che non riscenda. Ok, qui è tutto un buio tremendo e bisognerà farlo. Però prima cominciamo a dare i toni giusti qui.
Ciao Paola. Finalmente siamo riusciti a avere le immagini. Ah, non me le puoi mandare dal tuo? Te le sto mettendo. Qui me le stai mettendo? Aspetta un attimo. Allora.